Oggi voglio sintetizzarti in 5-10 minuti quello che ho imparato parlando per un'ora nel podcast di Rapido con Joan Bonfant, che oltre ad avere uno dei cognomi più difficili che io abbia mai pronunciato, è stato Head of Growth a Growth Tribe, dove ha formato migliaia di persone appunto sul tema di growth, cosa vuol dire e come si fa, persone che lavoravano in multinazionali ma anche piccole startup. Partiamo dalle basi, specie perché molti di voi potrebbero non essere sicuri di cosa vuol dire growth, specie se non lavorano nell'ambito startuparo ancora. Il punto di vista di John è che growth lavora su tutto il funnel. Questa è la differenza principale rispetto al marketing tradizionale e al prodotto, con cui ha moltissime intersezioni, ovviamente. È un po' un ibrido tra questi due ruoli, se vogliamo. Quindi una persona che lavora in growth si occupa del funnel partendo dalla fase di awareness, o qualunque sia la fase da cui volete iniziare, passando per la fase di acquisition, di activation, di retention, di referral, insomma, in base al tipo di funnel che volete utilizzare. Però io, come persona growth, guardo dove sono i problemi, a prescindere che siano nella parte iniziale, in cui le persone devono ancora scoprire l'esistenza del mio prodotto, o che siano nella fase finale, in cui le persone magari si registrano per usare il prodotto ma non continuano ad usarlo, oppure non invitano amici ad usarlo, oppure non spendono abbastanza. Ecco, una persona di growth deve essere aperta, disponibile, capace di occuparsi di qualsiasi di questi step. Poi chiaramente ti puoi verticalizzare, però specie all'inizio nella vita di una startup è importante avere qualcuno che possa capire dove sono i problemi e andare a risolverli a prescindere. La differenza col marketing è che una persona in marketing più tradizionale si concentra sul generare la lead, sul generare l'utente, ma poi lo lascia lì e diventa compito di sales o compito di product assicurarsi che la fase di activation, di retention, di revenue sia fatta in maniera adeguata. La seconda cosa che serve a una persona che lavora in growth per essere efficace, efficiente, effettiva, è quella di saper raccogliere e leggere i dati qualitativi, specialmente nelle fasi iniziali di un'azienda o se l'azienda lavora in ambito B2B, quindi il numero di utenti è molto più basso. È molto difficile riuscire a fare dei test AB o dei test ABC addirittura che siano statisticamente rilevanti, quindi non saprete mai con certezza, guardando solo ai freddi numeri, quale opzione tra le varie che avete è la migliore. Quindi è importantissimo riuscire a prendere il massimo che possiamo non solo dai dati quantitativi ma anche dai dati qualitativi. Siete in grado di intervistare un utente del vostro prodotto o un potenziale utente e fare le domande giuste, porle nella maniera giusta per raccogliere più insight possibili? Perché un dato raccolto in questo modo in una chiamata ha molto più valore di un dato quantitativo su magari un'azione fatta all'interno del prodotto. Oppure, guardando quello che viene fatto all'interno del prodotto in un tool tipo Mixpanel, tipo Amplitude, quindi concentrato sulle azioni che vengono fatte da utenti specifici all'interno della vostra esperienza di prodotto, riuscite a capire dove sono potenziali problemi, dove sono potenziali bottleneck. Guardando alla registrazione di una sessione di utilizzo del vostro software, riuscite a capire perché le persone non fanno l'azione che dovrebbero fare per raccogliere il valore che voi offrite? Bene, tutto questo è fondamentale se volete essere una persona in growth, perché vi permette di accorciare tantissimo il tempo per pensare ad esperimenti, per fare gli esperimenti o anche semplicemente per arrivare con idee di miglioramento al vostro prodotto che non dovete neanche testare, perché sapete con certezza che saranno e avranno successo. Quindi è importante essere estremamente bravi nel raccogliere, nel capire, nello sfruttare dati qualitativi e sviluppare quello che viene chiamato senso del prodotto, product sense. Il terzo punto, il copywriting, è forse una delle skill più sottovalutate e la skill più importante per chi vuole lavorare in growth e marketing, ovviamente aggiungerei, ma ecco, molto spesso viene sottovalutato questo aspetto. Tantissime delle cose che farete richiedono comunicazione interna con i vostri colleghi, con altri stakeholder, esterna con i vostri potenziali clienti, e essere bravi a scrivere un messaggio in maniera chiara, nella maniera in cui deve essere scritto, o anche non cadere nella trappola del voler sembrare intelligenti quando non ce n'è bisogno, rendendo il messaggio estremamente convoluto, complicato, intricato, come sto facendo io con questa frase. Bene, è fondamentale. Nel podcast di Handbook chiedo anche sempre informazioni su come assumere le persone giuste, come identificarle, dove trovarle. Il consiglio per chi cerca persone in questo tipo di ruolo è quello di chiedere sempre di quantificare i risultati degli esperimenti o delle attività che sono state fatte. Se la persona che intervistate come Head of Growth non è in grado di dirvi qual è stato il miglioramento dovuto all'esperimento che ha fatto oppure la campagna che ha lanciato, beh, è un segnale che qualcosa potrebbe non andare, che forse non è la persona giusta. Se volete approfondire questi temi o scoprirne di nuovi, allora andate assolutamente sul canale YouTube di Rapido, cioè anche il link in descrizione, video qui nelle schede, dovunque sia, per vedere il primo episodio di The Handbook,
un podcast in cui intervisto persone che hanno lavorato in ambito startup in dipartimenti specifici e ci danno delle guide pratiche per avere successo nell'area di loro competenza. Io vi aspetto lì e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!